Innanzitutto Lillo, lo saluto, lo ringrazio di essere con me oggi in questo nostro incontro dedicato a quella che ormai è considerata la nona arte, alla quale noi tutti siamo molto affezionati. E il fatto che ci sia questa grande mostra a maggio al Centre Pompidou di Parigi, che ha deciso di aprire, no, al comics, di farsi invadere, cioè la più grande istituzione culturale di Francia che apre al fumetto e che il fumetto verrà trattato dai più importanti storici dell'arte, studiosi, ricercatori, con tutti gli autori coinvolti, ci riempie in qualche modo di orgoglio, no? Questa partita a calcio Italia-Francia, ce la dobbiamo giocare bene. Caro Lillo, innanzitutto la prima cosa che ti chiedo è sulla scorta di questa notizia. Tu che sei uno che insomma ha iniziato proprio, no, facendo fumetti, che emozione ti suscita questa notizia, no? La Francia che spesso arriva prima, o meglio consacra prima di noi, quanti artisti italiani sono stati consacrati in Francia? Paolo Conte, no, è uno di questi. Voglio dire, ma pure Gian Maria Testa, pure tanti altri. Ecco, ad apprendere questa notizia che il Centre Pompidou per 6 mesi viene invaso dal fumetto e ospiterà solo fumetti, che cosa ti suscita, Beh, Lillo? mi fa venire in mente quello che è sempre stato, dico purtroppo per noi, da sempre, insomma da quando io ho cominciato a leggere i fumetti, cioè il fatto che ora, forse adesso, in questo periodo, forse cominciamo a capire qua in Italia la potenzialità artistica del fumetto. In Francia l'hanno capito prima, perché diciamo che insomma, già da quando il fumetto era calcolato qua in Italia solo puro intrattenimento, in Francia già davano una certa importanza agli autori, erano già considerati tali e veniva data un'importanza proprio alla forza di questa espressione artistica. Quindi da questo punto di vista sono arrivati i primi francesi, forse, nel capire rispetto a noi che il fumetto è effettivamente una forma d'arte importante e che ovviamente si deve differenziare, no? Cioè, il rapporto che c'è fra il fumetto popolare, che è quello con cui io ho iniziato, il fumetto d'avventura, con tutte le sue ingenuità, se vuoi, che io amo tantissimo, tra l'altro, questo fumetto popolare, è il corrispettivo forse della differenza che c'è fra un illustratore, probabilmente è un artista, è un pittore magari che esprime con il disegno, c'è una tutta la sua arte. E per quello che riguarda la pittura, se pensiamo al cinema, pensiamo al cinema popolare, al cinema di intrattenimento e al cinema inteso come forma d'arte pura, come espressione artistica. Però io non faccio tutte queste distinzioni. Per me non c'è così grande differenza, secondo me. Secondo me può essere un'opera pop popolare, può avere lo stesso valore di un'opera molto invece artistica, nel senso pensata con una certa sensibilità e con un certo messaggio dietro, ecco. E quindi io, per esempio, quindi non faccio così tanta differenza fra i grandi autori, che sono tanti che amo tantissimo, di graphic novel, diciamo, di un certo spessore culturale, rispetto agli artisti puramente popolari di intrattenimento, come non lo faccio nel cinema, non lo faccio neanche nel fumetto. Cioè, per me alcune opere che so, di Herzog sono a livello di alcune opere appunto, di certi registi, anche, che so, anche di Mastro 5, volendo, che era un regista italiano che faceva, che dirigeva Totò, che ha fatto certe cose, secondo me, interessanti. Quindi, tornando al fumetto, per me è la stessa cosa. E mi dispiace però che mentre io ho sempre vissuto
vissuto queste due esperienze, cioè il fumetto impegnato, chiamiamolo così, e il fumetto popolare, con lo stesso entusiasmo, e, però capendo qual era forse quello che aveva veramente uno spessore artistico che non aveva nulla a che invidiare a grandi pittori o a grandi musicisti o a grandi cineasti. E, in Francia hanno capito che questo che esisteva, questo, che il fumetto poteva essere anche quello. Io l'ho capito molto, molto, molto presto da ragazzo, però non vedevo intorno a me questo, ancora questo interesse per quello che riguarda la cultura in generale sul fumetto. Non c'era interesse, era comunque sempre visto come un'espressione, come dire, minore. E questo mi è sempre dispiaciuto perché io, ripeto, non l'ho sempre invece vissuta come un'arte assolutamente importante, veramente senza fare alcuna differenza con espressioni artistiche più, diciamo, più decantate dai critici o da certi intellettuali, ecco. Ci sono stati degli intellettuali che hanno capito il fumetto. No, è certo, uno per tutti, Umberto Eco, no? Esatto, infatti stavo per citare lui. Hai ragione. Però pochi rispetto a quello che veramente il fumetto può esprimere. Poi, detto in modo retorico, banalmente, cioè alla fine, se ci pensi, il fumetto non, è la fusione di tre arti, che può essere la letteratura, la pittura e il cinema, perché c'è anche quello. E quindi invece, cioè, è veramente ricca come è un'espressione completa, no? Mi pare, esatto, di capire le tue parole, che, esatto, lo consideri un'espressione completa. Senti, non tutti sanno che tu nasci con i fumetti, no? E sì, perché adesso che, come dire, no, la tua carriera è approdata al cinema, no? con molto successo, con molta insomma, con importanza e accoglienza, no? E quindi insomma si dimentica un po', siamo un paese che spesso perde la memoria, no? Però la memoria è importante. Allora, ecco, tu nasci veramente con i fumetti, e io ti voglio così chiedere un piccolo sforzo di memoria, anche perché insomma, in qualche modo la tua origine, come, diciamo, come dire, come autore di fumetti, risale proprio più o meno, credo, no? Correggimi se sbaglio, alla metà degli anni Ottanta. Tu inizi, sì, proprio in questa casa editrice di fumetti, poi inizi a collaborare con la Acme, e proprio, no, ecco, in qualità di, credo, disegnatore, sceneggiatore, inizi proprio con le strisce umoristiche, esatto, sì, certe riviste. Ecco, ti va un po' di costruire questo periodo della tua vita? Ti dico subito, guarda, io ho sempre sostenuto che in realtà ho continuato a fare quello che volevo fare prima, solo che lo faccio utilizzando altri mezzi, però fondamentalmente a me interessava l'umorismo come forma di espressione, e mi interessava all'inizio farlo a fumetti. Non ho mai pensato di fare l'attore in vita mia, ho sempre pensato, il mio sogno era fare quello, e fare un mestiere che adesso non esiste più, purtroppo, che è l'autore di strip. Cioè, per me quella era l'espressione massima dell'umorismo, perché amavo quel formato piccolo, cioè quattro riquadri per raccontare una storia, per far ridere, insomma, quindi quattro quadri, tre addirittura delle volte. Ecco, questo tipo di espressione mi interessava tanto e volevo fare quello. Poi è un lavoro che adesso l'autore di strip non esiste più, effettivamente, però avrei continuato in quel senso. Cioè, io non ero, ovviamente, ancora, perché insomma ero all'inizio, ero giovane, non ero un bravo disegnatore, però mi interessavano i contenuti comici. Cioè, il mio sogno era diventare un autore di fumetti umoristici, divertenti e anche originali in qualche modo. E quindi, mentre ancora non avevo trovato l'originalità nel segno, nel disegno, forse l'avevo un po' trovata nei testi, perché già cominciavo a essere molto surreale, no? Quello che poi abbiamo fatto insieme a Greg, che ho portato avanti anche che porto avanti lì dove sono io l'autore dell'umorismo, cioè, perché io poi lavoro anche come attore delle volte, intervenendo nella sceneggiatura, però quando le cose nascono proprio da me, o da me e Greg, come spesso accade,
hanno quel taglio un po' surreale, appunto un po' fumettistico, forse il termine giusto, insomma. Ecco, ma senti Lillo, ma i tuoi, tu parli di strips, no? Sì. Che è una forma, no? In qualche modo, no? È un linguaggio vero e proprio. Ti va di un po' di raccontarmi quali sono, diciamo, i tuoi maestri, quali sono stati gli autori che ti hanno proprio formato, no? Perché poi, come dire, ognuno di noi si forma su qualcosa, no? Nel tuo caso, mi incuriosirebbe sapere questa cosa. Guarda, io sono, diciamo, il colpo di fulmine ce l'ho avuto con Art, con Johnny Art, autore di Before Christ, BC, quel BC, insomma, quelle strisce su quei cavernicoli. Gli antenati, diciamo. Erano loro, quello che mi piaceva di questo autore, che poi insieme Art e con un altro autore, aspetta, fammi ricordare il nome, con Parker, hanno creato anche Wizard of Id, che era un'altra, quindi nasco dalle strisce americane, perché poi ho scoperto anche quelle italiane, poi ti faccio anche i nomi, cioè di grandi autori che secondo me sono stati grandi nelle strisce, però secondo me lì io sono stato folgorato da quell'umorismo, che era un umorismo molto surreale, molto demenziale, ed ero pazzo di questi disegni così stilizzati, era tutto stilizzato, anche l'umorismo forse era stilizzato, però era molto forte, molto potente. E io volevo fare quella roba lì perché mi ero innamorato di questi autori. Poi, insomma, poi un po', insomma, in quegli anni ho cominciato a scoprire anche gli autori italiani, perché ne abbiamo avuti veramente di bravi. Io penso a Bombi, che era fantastico, il suo Sturmtruppen, penso a Silver, che faceva Lupo Alberto, era sempre stato un grande, è tuttora un grande personaggio. E poi su tutti, un po' dopo, ho scoperto quello che per me è forse il più artista, tra virgolette, di tutti, perché ha veramente raccontato delle cose profonde, specialmente sull'infanzia, che è Watterson, che è l'autore di Calvin e Hobbes, che io reputo una striscia che dovrebbe essere messa come testo scolastico, secondo me. Ecco, io ritorno, come dire, no? Ritorno in video quando ti faccio le domande. Allora, hai citato i cosiddetti padri fondatori, no? Sì. Poi ci accorgiamo che nel fumetto, insomma, possiamo andare anche molto più indietro, possiamo andare anche ai tempi, delle avanguardie artistiche dei primi del Novecento. In Italia pensiamo all'opera di Sironi. Sironi nasce come illustratore, sono opere straordinarie. Insomma, diciamo, siamo in fondo contornati da padri fondatori. Tu, in qualche modo, insomma, arrivi però fin da subito a contaminare, no? Cioè, il fumetto diventa, per te un linguaggio, tanto che poi lo porti nella musica, no? Sì. Qual è il passaggio che ti fa decidere di passare, no? Da quest'arte a un'altra arte, però continuando sempre a Ma guarda, contaminare? noi abbiamo cominciato con la musica con Greg, no? Diciamo, chiamiamolo teatro canzone, chiamiamolo così, va, questo nome che più Che funziona, sì. no, che spiega bene, perché noi facevamo esattamente questo, perché noi facevamo delle canzoni recitate, illustrate. Noi abbiamo fatto anche delle canzoni illustrate, perché a mo' di cantastorie alcune canzoni, visto che sia io che Greg abbiamo sempre disegnato, facevamo facciamo vedere queste immagini durante i concerti da Tesori Vari, lo facevamo quando suonavamo specialmente nei locali piccoli, perché insomma nei locali grandi poi questa cosa sarebbe, bisognava, insomma, nei posti grandi andava proiettata, ma perdeva tutto il suo fascino, era bello proprio vederlo su dei foglioni di carta. E questa esigenza nasce sicuramente dal fumetto, cioè ma secondo me il fumetto ha una componente che appunto quasi sempre un po' surreale, no? A parte certi autori, perché il disegno ti permette di esserlo, perché tu puoi alterare la realtà già col segno, cioè tu puoi con un disegno mostrare un personaggio
che ha una te- magari che ha una testa di topo, no? Oppure che ha una testa di un animale, oppure che è un personaggio assurdo, un personaggio che vola, e fargli magari appunto vivere una situazione reale. E questo è quello che noi abbiamo, quindi questo tipo di approccio abbiamo riportato in quello che facciamo. Il nostro programma radiofonico 610 è fatto di normalità, però assurda, cioè noi intervistiamo come se nulla fosse, un alieno magari, capito, sceso sulla Terra, e questo alieno con cui poi che ci spiega il motivo per cui vuole invadere la Terra, ma lo facciamo in modo normale. Ecco, questo atteggiamento viene dal fumetto, secondo me. Ecco, io ricordo degli episodi molto divertenti della vostra trasmissione Seno Zero, in cui a un certo punto voi vi prendete in giro un po' a suon di fumetti, no? Tu discorso dell'enciclopedia di Gambrinis, che è molto carino, perché alla fine tu sei quello che fa le cose un po' laide, no? Un po' dispettose, e Greg ti prende in giro giocando proprio sul personaggio dei fumetti. Allora, insomma, dico, il fumetto diventa un alter ego, no? Il passaggio, in qualche modo, quanto ci si può mascherare, dico, dietro un fumetto? Tu quanto ti sei mascherato? Cioè, quanto hai giocato, diciamo così, Lillo, con la tua identità? Ma guarda, diciamo che appunto sì, appunto, questo approccio, per esempio, che tu hai citato, un approccio un po' carnefice, vittima, che amiamo mettere in scena, no? E appunto, dove De Gambrinis è un esempio, c'è un'enciclopedia dove i suoi personaggi sono dei personaggi meravigliosi, e quelli assonanti al suo nome, e quelli che hanno invece un'assonanza col mio nome sono personaggi orrendi. E, ecco, secondo me hai fatto bene a fare questo esempio, perché ha qualcosa questa idea comica di fumettistico, secondo me, perché i personaggi che vengono raccontati in qualche modo sono personaggi che potrebbero uscire dai fumetti, sempre per il discorso che ti facevo prima, e appunto è perché c'è un'aberrazione della realtà, che è una cosa che il fumetto permette. Quindi io ti dico la verità, io sempre credo che il fumetto mi abbia segnato talmente tanto, cioè diciamo la voglia di essere un fumettista mi è rimasta, probabilmente, però poi non quindi in qualche modo esce fuori ed è, secondo me, se ti formi sui fumetti, leggendo la qualsiasi, come ho fatto io, passando dall'intrattenimento puro ai grandissimi autori, ti faccio un esempio, poi c'era chi come nel caso del cinema, Spielberg, per esempio, faccio lui come esempio, esiste lo Spielberg del fumetto italiano, che era Ugo Pratt. Perché faccio questo esempio? Perché Pratt era esattamente quello che è Spielberg nel cinema, cioè la fusione di intrattenimento e arte allo stato puro. Quindi Ugo Pratt, cioè, la ballata del mare, una ballata del mare salato di Ugo Pratt, se la leggi, è a livello dell'Isola del tesoro di Stevenson come qualità artistica. Però appunto è anche intrattenimento, perché è proprio un'avventura piena, proprio, no? E ecco, questa cosa mi ha sempre affascinato in tutte le forme d'arti, questo riuscire ad arrivare a tutti, però con una grande forza artistica dietro, senza essere mai, cioè essere empatici, cioè essere per tutti, pure essendo, dicendo e facendo qualcosa con dei grandi valori artistici. Senti, beh, hai citato ovviamente hai citato una delle graphic novel più importanti, insomma, di tutte, sì. Ugo Pratt. Noi abbiamo in mostra una serie di fotografie straordinarie che Elisabetta Catalano, questa grande fotografa degli artisti di Cesare Tacchi, Fabio Mauri, fece nel 1984 Ugo Pratt, in cui lui disegnava Corto Maltese su questo grande vetro. E c'è il gioco un po' del rispecchiamento e della,
no? e della simulazione. Questo Corto Maltese con tutti i suoi gabbiani, il suo mare, no? È un'opera straordinaria che prima era stata usata appunto da Cesare Tacchi nella Spedizione dell'Artista. A un certo punto Pratt si mette dietro Corto e sovrappone il suo volto al volto di Corto Maltese e sì, capisci che in qualche modo, no, Corto Maltese è lui, quindi c'è proprio questo gioco, no, dico, dell'alter ego. Allora, dico, per un artista, Lillo, creare un alter ego, che cosa significa? Tu ne hai creati diversi, no? O forse no? Forse il tuo nome stesso è un alter ego? Ma guarda, diciamo che nel caso, quando un personaggio diventa così, rappresenta così esattamente l'artista, cioè Corto Maltese è Ugo Pratt, e Ugo Pratt è Corto Maltese, in questo caso, per dire, è proprio così, è evidente che è così. Non sempre però un autore ha questo tipo di rapporto con i personaggi che crea, no? Nel mio caso alcuni personaggi inventati da me, o inventati insieme a Greg, che mi riguardano, sono magari personaggi, sono altri personaggi che mi affascinavano, io ho provato, mi affascinava una certa tipologia di personaggi, ho provato a rimetterle in scena. Poi esistono invece quei personaggi che nascono proprio da te, che sei proprio te, e questo, quando hai la fortuna, per esempio, quando non sei tu a scrivere, ti propongono, nel caso mio che magari spesso appunto mi metto a disposizione come attore, ti propongono un personaggio, hai la fortuna che quel personaggio sia molto te, beh, quella è una svolta proprio, non capita sempre però, capito? Però appunto l'esempio che hai fatto te è proprio, cioè veramente nel caso di Ugo Pratt quel personaggio era lui, era assolutamente lui, non era un personaggio che lui ha visto e ha riproposto, Corto Maltese è Ugo Pratt, quindi in quel caso lì, però ripeto, dipende dai casi. Ora, diciamo, nel tuo caso arriviamo poi al tuo a questo gioco veramente curioso, no? È estremamente, secondo me, intelligente, però anche di grande insomma, no, di grande riuscenza, che è il Posamen, no? Ecco, sì. Ecco, qui mi piacerebbe un po' capire questa idea di Posamen, che poi in realtà Posamen che cos'è? Il tuo alter ego. No, voglio dire, come lo possiamo definire? Poi mi nasce da un'improvvisazione, è un'improvvisazione vera e propria, perché è un personaggio che io poco prima di entrare lì nella casa che svolgeva tutto, sì, dovevo fare un'altra cosa, poi questa cosa non aveva un meccanismo che non funzionava, io 5 minuti prima di entrare ho detto, facciamo che mi chiamo Posamen e faccio le pose, facciamo, vediamo che succede. Quindi è diciamo che è frutto di un'improvvisazione, però secondo me il successo del personaggio è stato dettato da come l'ho fatto, perché io non l'ho reso una macchietta, cioè io è veramente un eroe, cioè lui si muove e si comporta da eroe, cioè fa le cose che fa sono eroiche, non sono buffe, solo che lui fa solo quello, sa fare solo quello, capito? E questo è il meccanismo, diciamo, comico che mi diverte e che ha divertito gli altri probabilmente. E di me Posamen c'ha molto di me, se ci penso, perché Posamen nasce dalla mia passione per i supereroi fondamentalmente, cioè è un po' quello, è un personaggio che è una parodia, è la parodia di un mondo che amo, quindi la posa, i supereroi che fanno le pose è una cosa tipica dei supereroi, ma io li amo i supereroi che fanno le pose, mi piace vedere i disegnatori che disegnano i supereroi in posa, però ciò non toglie che ne ho fatto una parodia. Senti, c'è un fumetto straordinario di Zograf, questo disegnatore serbo che è con noi in questa manifestazione, che ha immaginato di chiamare tanti altri colleghi a disegnare come si potrebbero immaginare volando. E allora c'è, per esempio, ci sono le tavole straordinarie di Robert Crumb, che guarda caso viene appunto celebrato. È uno dei miei idoli.
Ecco, lui insomma sarà tra i protagonisti, no? Ovviamente del Pompidou, eccetera, però in questo libro incredibile di Zograf, che è un po' questa accolita di sognatori, lui ha chiesto a vari autori di immaginarsi come si immaginerebbero volando, no? E allora mi va di chiedertela questa cosa, dico, perché tu che sei uno che mi citi supereroi, no? Posaman, insomma, dico, in qualche modo come ti immagineresti a volare? Che posa potresti disegnare? Ma guarda, io diciamo che volare è un sogno che faccio spesso, e che delle volte è un bel sogno, delle volte è un incubo, perché delle volte volo, ma poi a un certo punto perdo il potere del volo e mi schianto a terra e mi sveglio tutto sudato, appunto. Però delle volte invece faccio delle belle volate. Quando volo, diciamo che forse appunto non è un caso, mi immagino sempre di volare con quelle pose un pochino plastiche che supereroi, quindi probabilmente è una cosa che ho metabolizzato talmente fin da ragazzino che mi è rimasta quella. Però mi sono visto spesso volare nei sogni, cioè sono... Il volo è una cosa che mi appartiene, sia nel bene che nel male, è una cosa che sogno spesso, e quando volo, comunque volo con la posta da supereroe. Certo. Senti, con te si potrebbe dire molto, perché c'è il gioco della contaminazione continua, e poi dovremmo pensare alla televisione, voglio dire, no? Partecipare all'Ottavo Nano, a Stracult con Marco Giusti, ma per esempio mi viene in mente una serie, una web series che tu hai fatto, sì, che è veramente straordinaria, perché proprio prima di questa breve intervista mi sono riguardato delle puntate in cui voi siete, diciamo, vi impersonificate in dei pupazzi, ma siete dei pupazzi criminali, Ecco, allora, questa cosa, no? Voglio dire, il pupazzo è un'evoluzione in qualche modo, no? del fumetto, perché è un fumetto animato. Ecco, e allora mi viene da chiederti, sembra come esserci una sorta di progressione quasi lineare, no? Dal fumetto passi al concerto, passi alla musica, poi passi al pupazzo criminale, poi passi al cinema. Cioè, mai riflettuto su questa cosa, oppure è semplicemente... sono idee che ti vengono così torrenziali, perché la serie dei pupazzi criminali è veramente un piccolo grande capolavoro. Ma guarda, sono sempre figli, sono tutte idee, come tante anche che stanno su 610, come tante che mettiamo a teatro, quando anche nel cinema, quando possiamo, sono tutti figli appunto di questo modo di... figli del fumetto, lo dico chiaramente, cioè i pupazzi animati vengono da lì, insomma, sono appunto questi personaggi assurdi, animali che parlano, capito? Quindi sono praticamente degli animali fatti con delle presine da cucina, però sono animali che parlano. L'animale che parla è quello, è il cartone, è il fumetto, è il cartone animato, è il film d'animazione, capito? Quindi sì, semplicemente sì, sono tutte quelle cose che vengono da lì, comunque, viene tutto da là. Senti, oggi disegni, oppure hai, come dire, abdicato a questa tua passione per il modellismo, che so che è un'altra delle tue... devo sporcare le mani di colore, cioè io, quindi il modellismo è pittura, appunto dipingo comunque oggetti in 3D, come dipingo anche, mi diverto a dipingere anche, faccio delle illustrazioni. Fumetto proprio no, perché il fumetto è una cosa troppo impegnativa, non ho tempo, perché facendo altro ovviamente non ho tempo di dedicarmi al fumetto, il fumetto è molto impegnativo, però impiastrare di colore una tavola, una tela, oppure mettermi a dipingere un cavaliere teutonico, quello magari mi rilassa, mi diverte, ma il mio è un bisogno, è un approccio zen che ho fondamentalmente
non c'è niente d'artistico, secondo me. È proprio un approccio zen. Io ho bisogno di avere a che fare con i colori, con i pennelli, e buttare questi colori da qualche parte. E quindi è più questo, sì. Senti, ma alla fine Normalman dove è finito? Perché qui c'è una saga, voglio dire, no? Sì, sì. Normalman, l'origine. Sì, sì. È una saga, insomma, tu sei consapevole di aver creato una saga. Sì, però, sì. No, io ho fatto anche... l'hai interrotta, cosa hai fatto? Ma no, abbiamo fatto 3 volumi con Luca Usai ai disegni, un disegnatore della Disney. Ma diciamo che pure quello è stato un gioco, un divertimento puro. Poi dipende sempre dal tempo, cioè purtroppo diciamo da qualche anno faccio un'attività, insomma, lavorativa molto intensa, no? Per fortuna, perché mi piace quello che faccio, però dedicarmi, se io lavorassi di meno sicuramente farei più cose legate al fumetto, mi rimetterei a scrivere fumetti, forse mi rimetterei pure a disegnarli, a provare a fare qualcosa, imparerei forse a usare anche queste tecniche appunto da computer, informatiche, cioè di disegno digitale, ecco, volevo dire. Proverei anche a imparare a usare questo mezzo, ma il tempo è poco, quindi per questo ho interrotto, per esempio ho fatto questi volumi, poi ho fatto anche un volume su Posamen, sempre con Luca Usai, ai disegni, però non riesco io a fare cose buttate lì, insomma, ecco, per cui mi devo sempre concentrare, anche se scrivo solamente un fumetto, per cui ogni tanto mi fermo, perché ho talmente tanti gli impegni che riguardano il lavoro che faccio, che non ho poi il tempo di fare. Però se avessi tempo, mi metterei a fare fumetti, ma se non altro a scriverli, quello senza dubbio. Senti, l'ultimo comics che hai letto che insomma ti è rimasto dentro, c'è qualche storia che o che magari senti il bisogno di riprendere in mano, di rimaneggiare? Prima hai citato varie strips, no? Poi a un certo punto ma per esempio, guarda, io mi sono riletto ultimamente, perché ho acquistato una edizione che si chiama Artist Edition, quindi edizione molto bella, delle prime strisce di Schulz, dei Peanuts, e che è stato anche quello un grande amore per me, e me li sto rileggendo proprio in questi giorni, perché pure lui, secondo me, è stato un grandissimo artista, cioè ha raccontato anche lui delle cose, cioè ha raccontato l'infanzia, ma non so, è non solo quella, con una profondità, una sensibilità unica. E rileggendole, insomma, sta cosa mi spicca ancora di più. Poi la rilettura ti apre sempre nuovi mondi riguardo l'artista. Quindi i fumetti si possono rileggere, questo è un po'... No, come no, voglia. No, cioè, specialmente quelli dei grandi autori, poi. Ma io rileggo addirittura quelli che amo. Io, per esempio, sono un amante anche dei fumetti d'avventura classici, come che so, Zagor di Bonelli. Io lo adoro. Io ogni tanto mi rileggo quelle storie perché mi danno gioia, semplicemente mi rilassano, mi fanno star bene, mi divertono. E niente, quindi. E poi ho riletto Maus. Vabbè, Art Spiegelman, se parliamo di grande letteratura a fumetti, ho riletto quella, ovviamente pure lì, insomma, ho ritrovato più cose, cioè rileggere fa bene, insomma, ti fa capire qualcosina in più rispetto alla prima o alle prime volte che hai letto qualcosa.